Ciao ragazzi e bentornati dal vostro Lefare. Continuiamo finalmente. Vediamo se riusciamo a capire chi è quel bastardo che ci ha fatto tanto tanto male l'altra volta. Non fisicamente, però nella cutscene ha tirato dei colpi formidabili. Formidabili, cavolo. Mi sembra di aver visto tipo Sephiroth per un attimo. Comunque, ok, nuovo punto di viaggio veloce, va bene. Proseguiamo. Incognita. Incognita. Mamma mia. Che paese triste. Nietz. Bellissimo come design, ma tristissimo. Sembra tipo di essere in Dark Souls quasi. Ah, perché è devastato dalla guerra. Mamma mia. ああ。人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿は見えないな。作りからさするに、レナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に書かれていた絵、あれ、漆黒の翼の紋章だよ。ダナの昔話。 フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった。間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。 Nieth, una città in rovina. ダナ人もいないのか。でも、それならダナ人もレナ人もここに住んでた人たちはどこに行っちゃったんだろう。もし本当に ダナ人が蜂起を起こして勝利したのだとしても、誰もいないというのは不自然ね。この瓦礫、レナの精霊術の仕業か。どうかな。それにしては壊れ方が画一的すぎる気もする。リンベル、さっきの漆黒の翼の話、悪い王を退治するのは炎だったな。うん、そうだよ。炎。 そう、燃えるよ。焦げたような跡もあるな。誰か見つけて話を聞ければ早いんだな。道すがら探してみよう。レシェルドアリム。レシェルドアリム。昨日、火の始末を忘れてたぞ。火の始末。ああ、火を消すということか。ちゃんと消しておかないと。 火の原因になる。ベリザウグレ。申し訳なかった。気をつけよう。なんか自分で火を消すって発想自体がないって感じか。それより上着の留め金が外れかけていますよ。ああ、試したのだがどうもうまく、はまらなくてね。呆れた。レナって身支度もろくにできないの。じゃあ、 船になのは仕方ないといえば仕方ないんだ。だとしても少し度が過ぎる気がするわね。確かに同じレナ人でもシオンは誰かの世話なんて必要としないもんな。私の場合はそうせざるを得なかったというのもあるけど、だとしてももう少し自分でできるようになるべきだわ。うん、具体的に何を覚えればいいのかな。まずそうですね、 服の着方、靴の履き方、髪の整え方、私物のまとめ方、それから世話係っていうより母親みたいだ。ああ、そういえばリンウェル、君のフクロウだが。何？羽の生え変わりの時、その抜けた羽を譲ってはもらえないだろうか。ラモータ？そんなものどうするんだ。それで作った枕は最高の寝心地らしい。最近どうも寝つきが悪くてね。
Povero Dolim, è come un bambino di 5 anni in pratica, sul corpo però, nel corpo però di un 25enne, barra 30enne. Bene, dai, utile a sapersi. Allora, qui abbiamo due zone dove andare, una di qua e una di là. Proviamo ad andare di qua e vediamo un po'. Tra l'altro, qualcuno di voi mi ha fatto notare che nella scorsa mappa ho dimenticato un gufo. Grazie mille, devo però capire dove andarlo a trovare. Ornamento rosa rossa, ok. Bene. 19 gufi avvistati. Questo qua era verde, mi pare di aver visto, giusto? Una cosa del genere, credo. Ok. Non si apre. Perfetto. Andiamo indietro, allora. In realtà, probabilmente, andrò a cercare il gufo dopo, dato che comunque, bene o male, ho capito dov'è. Ho capito dov'è. Grazie, Paolo. E un saluto anche a Vincent, che sembra seguire ogni serie che porto. Vincent, se sei presente qui, batti un colpo. Ok, grazie. Uno dei follower, ragazzi, più fedeli, Vincent. Ti ringrazio di cuore. E anche gli altri, sia chiaro. Però Vincent ormai è un follower storico che... Cavolo. Allora. Chi è? Sembra disabitato. Ma non lo è, si nascondono. Arfen. Karaguriya kara kita. Arfen. Hono no tsuri no Arfen ka. Sì. Suibun yume da na. È mai usata. Perché non mi piace perdere punti vita quando attacco. Kore ga sono akashi da. Sore tomo ie no hitotsu mo yakiharawanai to nattoku shinai no ka. Wakatta. Sore ni wa oyoba. Ti fai male, Alfen. Shikkoku no tsubasa no baemon da. Ikinari otoshitari shite sumanakatta. Daga, ima wa teki no zantou o keikai shite iru tokoro de na. Dare mo ga piripiri shite iru. Dou ka kanben shite moraitai. Zantou? Sore ja hontou ni anta tachi dake de surudo o taoshita no ka? Ah. Yatsura no buki o dairyou ni ubaeta no ga okikatta. Anata ga koko no dana no osa nano ka? Iya. 俺はただの指揮官の一人だ。狩猟は出題務。会いたいなら案内しよう。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだろう。わかるだろう。我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。出題務はその最たる部類だ。 どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。うん。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。うん。私は別に構わなかったのだがな。あなた一人の問題ではないでしょう。 C'è un'altra Renana con voi. Incontra con Dedidme. Ok. L'obiettivo è di là. Nuovo punto di viaggio veloce, davvero? Ah, quello lì, perfetto. Qua, niente. Ok. Ed ecco, ragazzi, che siamo tornati a prendere il gufo. Vediamo, coda da demone, benissimo, possiamo ritornare avanti con la trama, altrimenti mi sarei dimenticato. Comunque grazie a Paolo che ce l'ha detto, grazie Paolo di nuovo. Avanti tutta.
Qui cosa c'è? Un oggetto? Carne di pollo. Benissimo. Questo è il quartiere generale delle Ali di Tenebra. Sono alloggi temporanei. Prima o poi, voglio sperare, appronteremo una sistemazione migliore. Io, ragazzi, vi faccio un appello a voi che siete qua a guardare Tales of Arise. Anzi, fra un po'. Omae ga orphan ka? Omotta yori hosoi na. Yoroi de kasaage shiteru tte toko ka? Hoka de dore dake no katsuyaku o shite kita ni seyo. Koko de wa kono ore, Dedaimu ga shikitte iru. Katte na mane wa yurusan. Oboe toke. Simpatico. Sore ni shitemo onna ya kodomo ga issho to wa na. Tario no surudo wa yohodo nanjaku datta rashii na. Che pregiudizi. Anda? Aou nari zuibun kanji warui janei ka. Gaki ga deshabaru na. Oya no shitsuke ga tarinai no ka? Datto! Mamma mia, che faccia di culo. Anta ga koko no surudo wa taoshita no ka? Ittai dou yatta nda? Yatsura no bakuyaku wo ubatte. Torimaki goto fukitobashite yatta no yo. Bakuyaku? Sonna mono wo tsukatte Danagawa ni mo higai ga detari wa shinakatta no ka? Kachi aru kisei da. Surudo wo shitomeru zekkou no kikai datta kara. Ma come? Sore de sono surudo wa dou natta no da? Zannen nagara shitome sukureta. Da ga awakutte nige dashi yagatta. Nige da? Surudo wa? Aa. Tonda koshi nuke yo. Kyosei no kawa wo hippegasarete imagoro doko ka de furueteru ni chugi. Nata nigasan. Doko ni iyo to kanarazu hikizuri dashite ukui wo uke sasete yaru. Yamete oki nasai. Surudo no chikara wo amaku minai hou ga ii. Damatte ro hikarimi. Omae ga mada iki wo shite irareru no wa soko no hono no tsurugi ni menjite no koto da. Anata no tatakai wa koko no dorei wo kaihou suru tame no mono desho. Sore wo amare to itta zo onna. Kari ni mo dana no tame ni tatakau otoko ga naze konna yatsura wo tsurete iru? Naze sassa to korosanai? Korosu tame ni tsurete iru njanai? Ja nanda misemono ni demo suru? Nakama da kara da. Baka ra. Lena wa Lena da. 300 nenkan ore tachi no chi wo susuri tsuzukete kita yatsura da. Sore tomo sono un po' spoiler i sub, Okiniri na no ka? Oh, finalmente! Il personaggio più odioso del gioco non è nemmeno un cattivo, ma è uno della nostra parte. Pensate voi. Dedaimu, 俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おお、デダイム。解放者デダイム。この国の指導者はあんただ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土の。Va via un lord e sale su un dittatore in pratica. Bene, dai. Fa piacere. Uno che ha ucciso un sacco di civili per far scappare e basta il lord. Neanche ucciderlo, farlo scappare. Non ci siamo, non ci siamo. Comunque questa svolta è molto bella, eh. Perché stava per diventare un po' scontato. Non è vero. それでまだ何か言うのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、ギリがたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だが、
レナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。挙句があの鋭のごとき態度とは皮肉なことだな。ねえおじさん、ここの鋭はまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの？八方手を尽くしてはいるんだがなかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ？おい、まさか行く気か？デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。それにシオンが言った通り、スルドの力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前にどこか一休みできる場所はないか？それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか？炎の剣の噂はもう広まっている。いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。じゃあ、impasto sui cieli forse。 俺はそろそろ戻る。達者でな。なあおっさん、あんたはレナに恨みとかないのか？ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたことがないってだけだ。あ、finalmente。finalmente。とりあえず宿泊所に行って、これからどうするか考えよう。Quello che vi volevo dire prima, l'appello di cui vi parlavo, è che ragazzi, io sto cercando lavoro. Nella vita reale intendo, per cui in questo periodo sarò particolarmente indaffarato. Non so se riuscirò ancora a portare 3 puntate al giorno di Tales of Arise. Ci provo ovviamente, però la ricerca del lavoro è una cosa molto molto impegnativa, non c'è bisogno che ve lo dica. E ne ho veramente bisogno, dato che comunque le bollette ci sono da pagare eccetera eccetera, e tante cosine varie, per cui speriamo bene, ecco, speriamo bene. Solo questo volevo dire. Speriamo bene. Allora, qui abbiamo un gufo preso prima. Ok, una questa secondaria qua e una là. Vediamo un po', magari. La dittatura di Dedime. Vediamo un attimo. Dittatura è la parola giusta, eh. C'era scritto proprio in basso a destra. むしろ英雄らしいと見ている節すらある。それだけレナへの敵意が根深いということだろうが。ダナやレナという線引きだけで人は割り切れる話ではない気がします。うん、確かにレナを追い出した英雄なのかもしれないけど、私デダイムが正しいって思えないよ。味方を犠牲にして手にした勝利に酔う。あの男の考えを認める必要なんてない。それにダナだから虐げられていいなんてことがないように、レナ人だからって侮辱に耐えなければならないこともないはずだ。私のことなら気にしなくていいわ、慣れてるし。慣れる必要なんてない。いや、長く奴隷でいるとそれが当たり前になるように、侮辱され続けるうちにそれが当たり前になる。そんなのは良くないと思う。Differenze tra ribelli. Yappari wakanne. Dou shita ro? Dedaimu wa Lena no Sirudo wo opparatta. Soko wa sugoi sa. Jissai shiji shiteru yatsu mo takusan iru mitai da shi. Kedo sono kekka ga ano Nizu no gareki no yama to aitsu no ano taido tte no wa dou nan da yo? Lena wa tsuyoi. Sore wo taosu tame niwa 力のある指導者が必要なのは間違いない。だが支配者を倒して新しい支配者が現れるだけなら、それは同じことの繰り返しだ。ジルファだったらこんなことにはならないと思うよ、きっと。リンウェル。ああ、違うやり方、違う結果、違う勝利。ジルファは自分の選択を押し付けたりはしなかったはずだ。それこそが支配するってことだからだ。
親父にどうして欲しかったのか正直まだよくわからねえロウけど変だな、なんか変な感じだけどけどそれでもなんか嬉しいや親父とデダイムは違う今それだけで十分だper la gioia del Lord porca miseria quanto parlano tutto di fila この町の音色は不安に揺れているのだなまるでかつてのビスキンと思い起こさせる音色音楽ですか別に音楽なんて聞こえないぜそもそも楽器を持ってるダラジンなんて見たことない楽器が奏でるものだけが音楽ではない人の営みやざわめきが織り上げる音楽というものもあるあんたはその音楽ってやつに随分思い入れがあるみたいだな言っていなかったがね鋭候補となる以前音楽家を志していたのだは音楽家一音から世界を広げていくため日々修練に明け暮れた景色を時の移ろいを人の思いを音に乗せた時それが空気を震わせ広がっていく様はえも言われぬ喜びだったティオハリム失礼少し饒舌になってしまったようだいやレナの文化ってやつを聞けて面白かったダナの文化や芸術は全部レナに壊されちゃったの私個人としてはダナの音楽にも興味があった代々の鋭が奴隷には不要と断じて楽器の所有すら禁じたのは嘆かわしいことだと言ってみても言い訳にもなるまいな。Però queste retroscena sono davvero fatti bene. È per quello che li guardo io, perché effettivamente aggiungono moltissimo alla storia, moltissimo. Ma perché devono essere tutti tanto vigliacchi? Se non ci adoperiamo, questa situazione non cambierà mai. Cosa ti affligge, amico? Gli zeugle, ovvio, è una varietà piuttosto comune, per essere preciso. Si dice in giro che sia la specie di zeugle preferita del Lord, quindi sono tutti terrorizzati all'idea di nuocere loro. Non posso fargliene una colpa. Se hai bisogno di eliminarli, ad ogni modo, possiamo occuparci noi senza problemi. Aspetta, amico, non voglio che li eliminiate e basta. Se avete modo di raccogliere dei materiali utili e portarmeli, sarebbe fantastico. Vuoi che ti portiamo dei pezzi di zeugle? Per quale motivo? Stai costruendo qualcosa? Non costruisco nulla, li studio. Se riuscirò a dimostrare che persino con i temibili zeugle si possono realizzare utensili, la gente sarà più motivata a dar loro la caccia. In fondo non possiamo sempre contare su gente come voi per risolvere i nostri problemi. Vorreste diventare più autosufficienti, insomma, mi sembra una motivazione lodevole. A proposito dei materiali che stai cercando, non saranno questi per caso? Oh sì, sono proprio loro. Potreste dividere il vostro bottino con me? Consegna 3 muscoli umanoidi. Certo, prego. Meglio dargli a qualcuno che sa come usarli piuttosto che portarceli dietro. Fantastico, siete davvero generosi, sapete? Ora non mi resta che capire cosa posso farci. Sono certo che sarò in grado di usarli per qualcosa di utile, grazie a te. E vai, una quest completata molto facilmente. Pollo arrosto come cucina. La deve cucinare Alfen, mi pare. Se la cucina Alfen ci sblocca tipo un albero del talento. Se non ricordo male, sapete? Già. Fermati alla locanda. Ok, adesso ci andiamo. Prima però andiamo a vedere là. Sì. Sì, sì, dopo ad Alfen facciamo cucinare subito il pollo arrosto. Al primo falò. Anzi, potrei andarci direttamente, onestamente, prima che mi dimentichi. Comunque adesso vediamo un attimo, dai. Chi è questo giullare di corte? Ah, ancora lui. Alfen, mio amico. Ero certo che il fatto ci avrebbe fatto nuovamente incontrare. Rinfrescami la memoria. Tu sei il tizio prodigio? Sono un menestrello e conosco mille storie del mondo effimero che abitiamo. Mi chiamano il Bardo Prodigio. Giusto, lui, mi ricordavo benissimo. Non credo di aver avuto il piacere. Il mio nome è Doalim. Dici di essere un menestrello. Significa che ti diletti nelle arti musicali. Oh, altro che. Non esiste canzone che non abbia intonato o strumento che non abbia padroneggiato. Capisco. Vuole la sorte che anch'io sia un appassionato di musica. Sul serio, posso avere l'ardire di chiederti di sentire all'opera? Di sentirti all'opera, mio buon signore? Questa storia andrà per le lunghe, temo. Ahimè, non ho strumenti con me al momento, ma sarei ben lieto di declamare un breve componimento poetico. In un mare di cremisi foglie, uno straniero mi si palesa, libero da futili voglie.
Oh, Dana mio, queste parole sono balsamo per le mie orecchie. Che talento straordinario. Lo credi sul serio? Certo che sì, e ora devo restituire il favore. A tale arguzia rispondere me duopo. Ma Fiacca è, ahimè, la mia favella. È solo un gracias dalla gola mi sgorga. Oh oh, questo è un guanto di sfida. Mi sei consentito di... Non ne posso più. Ce ne andiamo. Dolim, raggiungici pure più tardi. Aspetta, non andartene. Siete un manipolo di menti brillanti. Forse dovrei confidarvi il segreto dello strumento leggendario. Di che si tratta? Ho nascosto uno strumento musicale nell'attesa di incontrare la persona giusta a cui affidarlo. Si trova nel luogo indicato in questi appunti, ma vi avviso, serve una cume fuori dall'ordinario per risolvere gli indovinelli che contengono. Dunque, o prescelti, siete pronti a risolvere l'enigma e appropriarvi dello strumento leggendario? Certo, perché no? Tutto questo cianciare di indovinelli e strumenti ha stimolato la mia curiosità. Molto bene, accettiamo la sfida. Eccellente, non nutro dubbio alcuno sul vostro successo. Testo arcano. Riposa in fondo a uno stretto sentiero a ovest della parte settentrionale della landa, dove c'è una vecchia torre. A nord del villaggio disabitato e malmesso, oltre le baracche circondate da sabbia e pietre. La strana coppia. Perché non esploriamo la zona in cerca di indizi? Effettivamente, vediamo un attimo qua, ragazzi. Gola di Sandinus, risolve il mistero. Ah, ok, vedete? No, non è vero. Scusate, non c'entra niente. Ulzebek. Qua c'è questo qua del... va bene. Sislodia. Stada traslida. Qua cosa c'è? Ah, questo qua da battere, ok. Palazzo di Autelina, biblioteca. Va bene, quella dei libri, giusto. Nieth, locanda. Ah, qua c'è una cosa secondaria. Ok, andiamo subito. Quella cosa lì potrebbe essere interessante. Uno strumento poi, ma per chi? Boh, e soprattutto... Guida operativa, manufatti, percussore di Caimani. Set arti più uno. In un lontano passato, questo martello oramai usurato veniva usato contro coccodrilli. I veri campioni ne brandivano due insieme. Ok, origine Gator Panic and Bandai Namco. Ok, appunti di pesca dati nemico. Vulnerabilità a fuoco, ok, perfetto. E... registro attività, vediamo un attimo ragazzi. Secondaria, la strana coppia. Recupera il mistero. No, risolve il mistero e recupera lo strumento. Modifica visualizzazione. I tre indovinelli. Ok, lo faremo. E magari in questa puntata adesso vediamo un attimo. Perché secondo me non è così facile. Più che altro, no, scusate, io volevo cercare gli indizi. Ci sono da qualche parte, sono questi forse. Testo arcano, eccolo qua. Riposa in fondo a uno stretto sentiero a ovest della parte settentrionale della landa dove c'è una vecchia torre. La landa dove c'è una vecchia torre. Ma chi è che si ricorda dov'è la landa con la vecchia torre? Boh. Chi è che si ricorda? Allora, c'erano queste secondarie qui. Ma prima vediamo se riusciamo a craftare qualche arma. Artiglio lucente, burrasca serve qua. Possiamo fare una burrasca, ragazzi, basta craftare la burrasca, eh. Ok, poi qua invece ci manca la cerniola, qua la pinna e qua tutto. Qui ci manca la pinna e qua ci manca il cristallo astrale, per cui niente. Qua ci manca tutto. Qui ci manca tutto, però possiamo fare questo nel frattempo. Vai. Ok, scudo stordente, molto bello, aggiudicato. Criniera fluttuante, corazza sferica rigida. E qua noi ci craftiamo una burrasca per poi fare... Come? Ah no, sapete perché? Forse perché è equipaggiata, per quello. Allora facciamo così, è sicuramente per quello. Vediamo un attimo, equipaggiamento di Alfen, qualcos'altro, ok. Burrasca fine.
Perfetto. Adesso ci sta. Qua invece vogliamo una cerniola. Credo equipaggia, no. Creiamola e basta. Cerniola fine. Perfetto. Ok. Che figo questo, nero spino. Ah beh sì, è come quello di prima, solo che cambia colore, ragazzi. Va bene, dai. E qua invece natura viva, seconda edizione. Aggiudicato. Qua niente, qua niente. Guanti a lati fini, becco burrascoso. Va bene. Qua niente e qua niente. Ok. E qua? Tre accessori, antiveleno, granato, opale. Qua onestamente sapete cosa? Mi aspettavo molte più cose. E invece c'è pochissima scelta. Pochissima scelta, cavolo. Trota, persico. Ah, ma sono da vendere i pesci. Beh, utile a sapersi. Una quest qua. Vediamo anche i punti abilità, ragazzi, che un po' che non li controllo. 636 sono tantini, volendo. Lancia ritualmente un enorme ammasso di energia astrale. Incrementa la barra boost in questa battaglia, certamente. Arte mistica che colpisce il terreno con 4 raggi di luce. Aggiudicato. 358 sono un po' pochetti, 231 lasciamo stare, 473. Calpesta il nemico e lo colpisce con un'evocazione leonina, l'effetto amplificato durante la difesa. Agevola l'attivazione dell'oltre limite per il giocatore, aggiudicato. 460 invece qua con Alfen, nulla. E qua, pasto cucinato, pollo arrosto. Ma lo faremo, sì, non vi preoccupate. Lo faremo, lo faremo. Vorrei solo che non fossimo tanto a corto. Che succede? I viveri. Non sono mai abbastanza. Ci servirebbe del riso, qualche patata, del manzo e anche delle spezie. Faremo il possibile. Ho capito, vedremo di procurarti il necessario. Per te sarebbe un rischio troppo grosso. Sul serio? Oh, sarebbe magnifico se riuscissi a trovare quello che ci serve, grazie. Beh, per nostra fortuna, Shion ha un fiuto acutissimo in materia di cibo. Che significa di grazia? A lezione da Kisara. Dare priorità, sì, ok. Ma in pratica cosa vogliono? Ottieni riso per 4, pepe, carne di manzo e patata. Strano che ci manchi qualcosa, onestamente. Molto strano. Bene ragazzi, facciamo un piccolo salto a risolvere il mistero del bardo, dato che comunque seguendo delle indicazioni e anche andando un po' a interpretazione della mappa, che in realtà però non ricordavo, perché fidatevi che è stato tutt'altro che facile, siamo riusciti a capire che la cosa del bardo da prendere dovrebbe essere nelle lande di Iglia, che è appunto questo posto qua, ok? Lande di Iglia. E l'oggetto dovrebbe essere da queste parti, vicino a una sorta di torre, per l'appunto. Più o meno, Staremo un attimo a vedere. Vediamo. Tubo di ferro, pezzo che solo il prescelto può estrarre. Nessun muro è destinato a restare in piedi a lungo. Se qualcuno lo brandisce nelle vicinanze. Informa il bardo prodigio. Ok. Ma per prendere il riso, le patate, eccetera, 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 invece dove le prendiamo, boh? Va bene, dai, carpa, grazie mille. Carpa diem, no, è dopo questa, Roccia antidoto. Nieth. Ah, ok, tocca andare fin là, va bene, dai. Ci andiamo molto velocemente. Partiamo con il bardo e vediamo un attimo. Andiamo adesso a rileggere comunque di nuovo questi. Riposa in fondo a uno stretto sentiero a ovest della parte settentrionale della landa, dove c'è una vecchia torre, ok. A nord del villaggio disabitato e malmesso, oltre alle baracche circondate da sabbia e pietre. Sì, sì, ok, ok. Praticamente, se voi vi ricordate che eravamo andati a ripulire una sorta di villaggio per vedere se era ipoteticamente sicuro per ristabilire appunto la popolazione. E ci avevano detto, no, noi avevamo detto, anzi gli altri, no, ci dispiace, ma quella zona desertica è molto molto pericolosa perché è abitata da Zeugle.
selvaggi. Ricordate, tipo nel primo villaggio a Ulzebek c'era questo quest secondario, per cui partendo da lì, ok, si andava avanti. In realtà ci ho messo un po' per capirlo, però ne è valsa la pena, spero. Suppongo che abbiate risolto gli indovinelli. Abbiamo trovato questa, se è quello che intendi. Oh, splendido, sapevo che ne sareste stati all'altezza. È lo strumento leggendario che languiva in queste lande. È solo una verga che mi sono trovato a usare? No, amico, è una verga che eri destinato a usare. E con essa compirai prodezze che ispireranno nuove leggende. Quindi sarebbe lo strumento che cercavamo? Stai dicendo che dovrei usare questo affare in battaglia? Portala con te e affronta il mondo. Persegui il tuo indissolubile fato a cui sei destinato dalla nascita. D'accordo, se proprio insisti. Ha una curvatura insolita per usarla come arma, ma penso di potermi adattare. Eh? Chiedo venia. Dovrò imperare a sfruttarne la peculiarità. Potrei persino cambiare le parti da utilizzare a seconda della strategia. Aspetta, non è che per caso stia dicendo sul serio? Oh, tutto sommato è stata un'escursione divertente. Le tue parole ci sono state di ispirazione. Dovrei assumerti al mio servizio, o meglio, ti andrebbe di unirti a noi per ascoltare la splendida musica di Alfen di persona? Sì, vieni con noi. Se lì fuori è nascosto qualche altro strumento leggendario, mi piacerebbe saperlo. Apprezzo l'offerta, dal profondo del cuore, ma ahimè, io sono libero come il vento. Lascerò che siete voi i testimoni diretti delle leggende che scaturiranno da Alfen e dal suo strumento. D'accordo, allora mi premurerò di non staccargli gli occhi di dosso. Non vorrei perdermi l'istante in cui farà la storia. Dovrò inventarmi qualche tecnica speciale per combattere con questo aggeggio. Doalim, ti andrebbe di assistermi? Certamente, come ben saprai, combattere con verghe e bastoni è la mia specialità. Non fate nulla che non farei anch'io, e con questo prendo commiato. Alla prossima, adios. Arrivederci, amico mio, stammi bene. Vabbè, candele tremolanti. Che sia un artefatto? No. Speravo, ma no. No, potevo cucinare il pollo arrosto, ragazzi, mi sono dimenticato, vabbè. Ottieni riso per 4. Ok. E fermati alla locanda. Ah già, giusto, non ho ancora fatto. È vero. Sono entrato, ho preso la quest secondaria, ma non ho fatto il passo per quella principale. Adesso lo facciamo subito, ragazzi. E qua vediamo se vendono del riso, ma dubito onestamente. Ah. Beh, ma allora... Così facile? Abbiamo del cibo per te, può bastare. Wow, che generosità, grazie. Sì, ci sarebbe di grande aiuto. Non ho molto da darvi in cambio, ma posso insegnarvi una ricetta segreta di famiglia, se vi va. Curry. Riso condito con curry rosso tonnuto da varie spezie. Il sapore intenso con note piccanti lo rende un piatto molto sostanzioso. Oh, scommetto che è delizioso. Non vedo l'ora di assaggiarlo. E non sembra difficile da preparare. Kisara, se è semplice come dici, mi insegneresti a cucinarlo? Wow, da dove nasce questo interesse per la cucina? Non ti accontenti più di mangiare? È un problema? Voglio solo impartire una lezione di umiltà a una certa personcina che ha messo in dubbio i miei dati culinari. Ah, allora sarà un piacere farti da insegnante, ma non ci andrò leggera, ti senti pronta? È una faccenda tanto seria? Certo, credo, non avere pietà. Solo una cosa, promettimi che non direi a nessuno che te l'ho chiesto, d'accordo? Le mie labbra sono cucite, ma in cambio dovrei chiamarmi capitano durante l'addestramento. Affare fatto? Cosa? Va bene, capitano. Si dice signor sì, capitano. Signor sì, capitano. Bene, dai, vedo che c'è molto feeling fra di loro, più o meno. Ora possiamo iniziare l'addestramento. Vedo che hai con te del pesce appena pescato. Perfetto, useremo anche quello. Cosa? Ma non c'è nessun pesce nella ricetta. Vorresti disobbedire a un ordine diretto? No, signora. Si dice signor sì, capitano. Cosa? Scusate, mi faceva troppo ridere. Bene, hai tutto il necessario. È ora di calarci nelle trincee gastronomiche. Signor sì, capitano. È così che si tiene un coltello? Che intenzioni hai, recluta? Di invitarla a ballare? No, certo che... Si dice signor sì, capitano. Signor sì, capitano. Allerta, alimenta quel fuoco. L'acqua deve bollire. Non c'è tempo per sognare ad occhi aperti. Signor sì, capitano. È pronto. Lo vedo. Sapore e presentazione meritano la sufficienza, direi.
Hai potenziale, ma devi migliorare molto. Dovrai allenarti ogni giorno. Sono stata chiara? Signor sì, capitano. La strada per diventare una cuoca provetta è ancora lunga, ma gliela farò vedere. Prima o poi mi vendicherò di colui... No, di lui, con un'esplosione di sapore. Scusate, ragazzi. Ok. Ogni tanto mi impappino, ma... Bene ragazzi, allora vi dico, questa puntata è diventata un po' più lunga del previsto per alcune cose, per cui direi che possiamo concluderla qua, altrimenti dopo diventa estremamente lunga con la storia principale. Per cui, come al solito, grazie ai soliti canali qui in parte, i vari social, Instagram compreso, se ancora non l'avete fatto, fatelo per favore perché è importante per me, e ovviamente qualche video qui nel frattempo per ingannare l'attesa. Grazie e alla prossima.